Oggi arriva un po' il quinto giudice a Milano, che sarà il pubblico. Com'è questa fase? Che cosa ti aspetti? No, è sempre molto divertente, perché è la fase che precede la gara, quindi dove non ci sono solo grandi cantanti, si mischia un po' il grande cantante, quello che ti stupisce, una parte molto emozionante, con quello che non sa cantare, che è divertente perché comunque fa ridere, quindi è una parte sempre molto, molto divertente da seguire. E tu in questa fase sei un po' qui dietro le quinte a dirigere il traffico, no? Sì, no, io più che sono qua a domare i parenti, perché poi dietro ogni cantante che sogna di diventare una pop star ci sono due genitori che sognano che il figlio lo diventi, e quindi io sto qua dietro con i genitori e raccolgo un po' le prime emozioni che naturalmente arrivano appena questi ragazzi poi scendono dal palco, perché sia che sia andata bene o male, la cosa che noto più spesso è che realizzano quello che hanno appena fatto, cioè cantare di fronte a migliaia di persone. Questo è, indipendentemente dal risultato, provante per loro. Com'è questa nuova formazione? Una sola donna, tre uomini, mica il primo giudice straniero. Mica spacca, mica ha sorpreso veramente tutti per la sua velocità di pensiero, è molto intelligente, è ficcante, e soprattutto perché lo fa in una lingua non sua, cioè nessuno metteva in dubbio che lo fosse nella vita, però farlo in italiano non è facile, lui sta riuscendo alla grande. Ma siamo nella fase di ricerca, però penso che quest'anno sarà ancora più intensa la situazione, perché ho dei progetti esplosivi. Cosa cambia rispetto alle altre selezioni? Più caos, però anche più pathos. Quando c'è il pubblico, sì, tutto va, diciamo, i romani direbbero a schifio. No, secondo me si butta in cacciara. No, il pubblico aiuta a rendere plateali le cose, quindi il pubblico amplifica. Faccio l'estetista e oggi voglio presentare al mondo che posso cantare. Speriamo bene che la fortuna sia con me, ce la metterò tutta e speriamo in un esito positivo. Sono prontissimo, spaccherò tutto. Mamma mia, sono pronto. Avanti senza paura! E scelto anche il genere di riferimento, secondo me, più giusto. Proprio se anche curva, oltre che molto brava a cantare. Perché voglio chiederti, ma tu perché sei qui? No, voglio una risposta seria, adesso lascio perdere che questi ridano.